Per fare questi ciuffi lavorate col pennello asciutto, diciamo, non lo imbevete nel diluente, se no vi fa una macchia troppo aperta e quindi no, perde un po' l'effetto, diciamo così, spugnoso che potrebbe sembrare il cespuglio. Quindi ecco, lavorate sempre col pennello in punta di pennello, come si dice. Alternate un po' i colori, un po' chiaro, un po' scuro, giallo, ocra. Se volete fare degli effetti particolari potete usare questo pennello a farfalla, si dice a farfalla, a ventaglio, ognuno poi gli dà un po' nome. E con questo qui potete fare appunto, vedete come lo faccio qui che pulito, ecco, vedete che effetti fa. Fa un po' un effetto cespuglio, no? Insomma, anche questo un effetto che può essere sfruttato in tantissime maniere. Anche quando fate cespugli o cose varie, dategli sempre un certo ordine, non fate a casaccio come se fosse la fine del mondo. Anche cespugli, qualsiasi cosa, ha una forma, per cui cercate, ecco, di riprodurla in qualche modo, perlomeno avrete una sensazione proprio chiara di quello che state facendo. E tutto ne risulterà poi più veritiero, più l'occhio distingue subito se una cosa è fasulla o meno. Diamo qualche tocco di luce a queste nuvole, molto leggero, pennello appena appena con un po' di colore. Pennello quasi asciutto, in modo da poter strappare, diciamo così, il colore, da no coprire completamente, ma fare una sorta di velatura. Questi piccoli tocchi di colore danno anche la sensazione di una profondità maggiore. È un po', diciamo, l'atmosfera del quadro, no? Quello che si diceva, dei quadri bisogna anche, oltre al bel soggetto, le belle posizioni dei vari elementi, cercare anche l'atmosfera. Questo qui è il nostro cipresso, lo disegno un po' così, ecco, si vede dov'è che metto mano. Ok. Il pennello che è rimasto un po' sporco di qualche colore precedente. Ok. Naturalmente, come già detto altre volte, la luce viene da questa parte e quindi cercheremo di dare ombra e sfericità a questo cipresso. I colori sono sempre gli stessi. Adesso comincia a essere bella pasticciata, la tavolozza.
ci facciamo il cancello, per cui diamogli un po' di colore, così, giusto per riempire gli spazi. Quando fate le piante, in genere, specialmente se sono dei cespugli abbastanza chiusi, usate un pennello abbastanza duro, in modo che possa graffiare la superficie e lasciare quasi in trasparenza il colore dietro. Questo aiuta a dare una sensazione di luce e ombra che passa attraverso il fogliame, anche se è molto, molto denso, diciamo, molto compatto. Qui può dare un piccolo aiuto, ecco. Sono tutte cose che poi col tempo uno si rende conto facendo, quindi al momento possono sembrare dei consigli così un po' sparati. Poi facendo il lavoro, vedete, questi graffiti restano sulla superficie, danno proprio la sensazione di luce che passa in qualche modo strascicandosi un po' tra i rami. Come già detto, non deve essere liscio, bello a cono, è una pianta, per cui ha bisogno di rami, ramificazioni, ci sono rotture, per cui ecco, dateci un po' di movimento. Sennò diventa proprio un cono un po' strano. Ora si va verso la vetta e si possono anche già dare i tocchetti un po' più chiari. C'è un altro cespuglio,
Volendo si possono fare dei graffietti all'interno, giusto per scoprire un po', diciamo, un po' di cielo, se vogliamo. Questa è la nuova tavolozza, diciamo, nuova per modo di dire, quella che avevo usato per fare il muro con la spatola. Quindi è abbastanza pulita e ci dedichiamo a questa zona qui. In realtà c'è davvero questa casa, non è una fantasia, diciamo, pittorica, c'è veramente. Nell'insieme è molto somigliante al vero, diciamo, almeno come posizione, come tipo di piante, come strada. Poi, come tutte le opere pittoriche, in genere si cerca anche di fare una sintesi. Perché una delle cose più difficili è guardare, guardare e vedere soprattutto. Perché guardare uno guarda, però quante volte uno guarda e non vede. E invece una delle cose principali dovrebbe fare appunto il pittore, il disegnatore, insomma, chiunque si dedichi alle arti visive, dovrebbe essere quello di vedere oltre che guardare. Perché bisogna averci, come dire, un occhio particolare. Questa è un'importanza modesta perché adesso poi verrà ricoperta parzialmente dal cancello. Questo rosso è la classica lacca di garanzia che ho usato anche per questo tetto e per fare qualche colpettino di luce qua e là. Ok, questo lo lasciamo asciugare un po' così gli posso ridare un po' di colore sopra, perché voglio che diventi proprio bianco, quasi, quasi lattiginoso.
Ora ho fatto il cancello, ma giusto per dargli una mano di, diciamo, di fondo, perché essendo ancora fresco si è impastato un po' il colore, quindi bisognerà che aspetto che asciughi completamente e poi lo ripasserò. Al momento passare e ripassare è soltanto un modo per sciupare tutto il lavoro. Non ci si fa con una mano a coprire tutto. Ora do un'altra passata di bianco qui, perché lo voglio fare bianco il più possibile, perché voglio che sia come una macchia di colore che viene fuori un po' in maniera spavalda. E allora gli voglio dare una bella mano densa di bianco. Per fare il palo dritto ho preso una spatolina, potete usare un cartoncino, quello che volete, oppure andate a mano libera, fate un po' come siete più disponibili alla cosa e tirate su la vostra brava linea. Anche un po' di ombra al palo. Questa è la tavoletta che abbiamo usato, ecco qui, la tavolozza che abbiamo usato per fare il cielo, e adesso la riprendiamo. Ho aggiunto un po' di bianco, che è l'unica cosa che alla fine ci serve, e andiamo a dare un po' di luce a queste nuvolette che, diciamo, un po' ne hanno bisogno, eh? Pennello molto asciutto, appena appena imbevuto, imbevuto una parolaccia, insomma, appena appena vedete. Vediamo un po' di questa luminosità. Senza esagerare, se non facciamo troppe macchie, però un po' non ci sta male. Ci allontaniamo di un altro metro e io non ci farei più niente. Beh, il lavoro naturalmente non è ancora finito, vi ho detto che devo aspettare un po' perché voglio ritoccare sia il cancello sia questa sfera bianca del lampione e qualche altra piccola cosa. Adesso è ancora fresco, per cui non è bene ripassare sopra, se no si impastano i colori, viene fuori un'altra cosa. Questo è il disegno da cui siamo partiti. È un disegno fatto sul posto, è Monteverdi Marittimo. Non ho più guardato le fotografie, mi sono accontentato diciamo, della grafica e dei ricordi messi da parte nella testa. E quindi da questo siamo arrivati a questo qui. Avete visto, ho usato pochi colori, io non sono di quelli che usano tanto colore, non mi piace il pastone grosso, abbondante. Mi piace un colore che si veda alla pennellata, ma che non sia sovrabbondante il colore. È una mia caratteristica, insomma, io ho sempre lavorato così e tutto sommato mi piace. Quindi il lavoro è questo qui, spero che vi possa dare qualche piccolo spunto per i vostri futuri lavori. Cos'altro dirvi? Buon lavoro e alla prossima. Ciao da Luciano.